La seduta del 24 settembre. Proposte di legge sulla caccia. Proroga per la commissione d'indagine sanità. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 24 settembre il Consiglio regionale ha commemorato la presenza dei familiari l'ex consigliere e assessore regionale Mario Valpreda, scomparso nel luglio scorso all'età di 76 anni. L'Assemblea ha poi iniziato la discussione della legge sulla caccia e nel pomeriggio ha approvato 2 ordini del giorno in materia sanitaria e prorogato di 6 mesi la Commissione speciale di indagine su appalti e sanità. In primo piano. È cominciato il 24 settembre in aula il dibattito generale sul disegno di legge sulla caccia presentato per la Giunta dall'assessore Claudio Sacchetto e delle 3 proposte di legge presentate dai primi firmatari Andrea Bucquicchio, Italia dei Valori, Maurizio Lupi, Verdi Verdi e Andrea Stara, insieme per Bresso. Ho presentato il mio disegno di legge in sostanza per cancellare la caccia. Ovviamente è una posizione politica, so che non abbiamo la maggioranza in consiglio, ma in sostanza lo abbiamo fatto anche per fermare il disegno di legge sulla caccia presentato invece dall'assessore Sacchetto, un disegno integralista che ha una posizione pro caccia addirittura superiore a quella che è la legge nazionale, e noi faremo di tutto per impedire, ad esempio, che nuove regole che introducono la caccia sulla neve, la caccia con l'arco, la commercializzazione delle specie da parte dei privati delle specie abbattute possa trovare realizzazione. Il mio progetto di legge sulla protezione della fauna omeoterma tende a limitare drasticamente la possibilità di attività venatoria in Piemonte. Le finalità sono quelle di interpretare una sensibilità collettiva che negli ultimi anni si è espressa in termini favorevoli ad una limitazione dell'attività venatoria. Il dovere di ogni legislatore è proprio quello di interpretare le spinte innovative che giungono dalla società civile, e questo progetto di legge, questo progetto dei Verdi Verdi, tende proprio a questo obiettivo. L'assessore Sacchetto ha richiamato in aula la legge regionale sulla caccia, sostenuta da tutta la maggioranza. L'obiettivo è quello di velocizzare l'iter del procedimento per arrivare a una nuova normativa che dia ai cacciatori la possibilità di avere ancora più spazio per il futuro, già cominciare da questa nuova stagione venatoria. Il 25 settembre poi il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, i capigruppo e l'assessore Alberto Cirio hanno ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione di rappresentanti di associazioni di cacciatori che hanno chiesto che la Regione si doti presto di una legge che esprima le istanze condivise di cacciatori, ambientalisti, enti locali e agricoltori. L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato il 24 settembre all'unanimità 2 atti di indirizzo. Il primo è un ordine del giorno, primo firmatario il presidente Valerio Cattaneo, che chiede alla Giunta di intervenire presso il Parlamento e il Governo allo scopo di superare la grave emergenza sociale delle liste d'attesa per l'inserimento nei servizi sociosanitari e per l'accesso alle cure domiciliari. Il secondo documento è una mozione, primo firmatario consigliere Elio Rostagno, Partito Democratico, che impegna la Giunta affinché valuti misure per favorire l'inserimento delle persone con disabilità nei progetti di tirocinio. È stata approvata il 24 settembre a larga maggioranza la proroga di 6 mesi dell'attività della Commissione d'indagine sugli appalti in sanità e sulla società di committenza regionale presieduta da Alberto Goffi. I lavori della Commissione, scaduta il 12 settembre, proseguiranno così fino al 24 marzo 2014. Con la proroga della Commissione d'inchiesta si istituisce anche un numero verde antisprechi. Questo consente a tutti i cittadini di partecipare alla gestione corretta della cosa pubblica. Avere segnalazioni continue vuol dire per la Commissione d'inchiesta poter lavorare su tanti temi, evitando gli sprechi, evitando il malaffare e cercando veramente di avere una sanità che risponda alle esigenze dei pazienti e di purtroppo delle persone che ne hanno bisogno. Questo è l'obiettivo della Regione Piemonte, ma è l'obiettivo del Consiglio regionale e prima ancora della Commissione d'inchiesta. In questi giorni è stata prorogata la commissione SCR di verifica e controllo, in particolare sulla contabilità delle ASL locali in questo periodo. Siamo piuttosto in ritardo, nonostante il grande lavoro fatto sia dalla commissione ma in particolare dal presidente Goffi.
Siamo in ritardo perché c'è stato oggettive difficoltà a reperire la documentazione da parte delle ASL. Chiedere i bilanci non è una cosa semplice, riassumerli, trasmetterli e valutarli in tempi brevi. Quindi siamo nella condizione di chiedere una proroga dei tempi per arrivare a una verifica compiuta della situazione. Entro il 15 ottobre il ministro all'ambiente Andrea Orlando convocherà il Piemonte e la Liguria per definire il danno ambientale subito dall'inquinamento dell'Acna di Cengio. Lo ha annunciato il 24 settembre l'assessore all'ambiente Roberto Ravello nel corso dell'audizione delle associazioni ambientaliste della Val Bormida. All'incontro, moderato dal vicepresidente del Consiglio Roberto Placido, erano presenti anche il vicepresidente Fabrizio Comba, il consigliere segretario Tullio Ponso, l'assessore alla sanità Ugo Cavallera e numerosi consiglieri di maggioranza e opposizione. In breve. L'ufficio di Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto il 24 settembre una delegazione di alunni della Scuola dell'Infanzia di Envie per congratularsi con loro per aver vinto la 7ª edizione del concorso nazionale Curcio per le attività creative. Con l'apertura del nuovo anno scolastico riprendono anche le visite da parte dei ragazzi e dei bambini qui a Palazzo Lascaris. Noi siamo sempre molto contenti di accoglierli. Questa è la Casa dei Piemontesi aperta a tutta la comunità e in particolare ai più giovani, che sono il nostro futuro ma che sono anche il nostro presente, che hanno forse un futuro più inquieto rispetto a quello che abbiamo avuto noi delle generazioni precedenti, però vogliamo anche passare un messaggio di ottimismo dalle istituzioni e per le istituzioni, con l'augurio che qualcuno di loro possa in futuro servire il Piemonte. Con l'inizio dell'anno scolastico, inoltre, è ripresa l'attività Porte Aperte a Palazzo Lascaris, visite guidate aperte a tutte le scuole dalla classe quarta elementare fino all'ultimo anno delle scuole superiori. La prenotazione può essere effettuata online, collegandosi al link sottostante e compilando la scheda riservata alle scuole. Ha preso il via la 5ª edizione del corso di formazione per le donne elette dal titolo Protagoniste nei governi locali. Gli incontri, organizzati dalla Consulta regionale delle elette del Piemonte con la società SET di Torino, si tengono dal 27 settembre al 12 dicembre 2013 in tutte le 8 province piemontesi. Il corso si svolge in orario tardo pomeridiano ed è rivolto in particolare alle donne già elette negli enti locali e a quelle che intendono impegnarsi in politica. Nuova edizione dei corsi di formazione protagoniste nei governi locali, aperto alle donne amministratrici del Piemonte ma anche a tutte le altre donne interessate. 5 incontri su temi di grande rilievo e di grande novità, dal discorso della spending review ai fondi europei, alla possibilità di avere lavori con forme associate dei comuni, alle questioni della violenza contro le donne. Le terremo in tutte le province piemontesi, concluderemo con un approfondimento nelle sedi del Parlamento europeo. Nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris, il Collegio dei Geometri della provincia di Torino, insieme all'Istituto Superiore Sella Alto di Torino, ha presentato una mostra dei rilievi architettonici del palazzo realizzati dagli allievi geometri. La serata si è conclusa con il concerto del coro polifonico e dell'orchestra della città di Rivarolo Canavese. Cultura dei diritti umani e della non violenza sono due facce della stessa medaglia, sebbene questa consapevolezza non sia sufficientemente diffusa. È stato questo l'argomento del primo dei 5 incontri organizzati a Palazzo Lascaris dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta dal consigliere Giampiero Leo, in collaborazione con il Centro Studi Domenico Sereno Regis di Torino. Questo ciclo di seminari e di incontri ha lo scopo di approfondire in modo significativo il rapporto tra diritti umani, doveri umani e trasformazione non violenta dei conflitti. Significativo perché dentro l'associazione che la Regione promuove questo è un tema particolarmente importante che può aiutarci ad affrontare meglio le situazioni che vengono seguite come quella dell'Iran e anche del Tibet, ma anche di altre situazioni gravi che ci sono oggi nel mondo, dalla Siria a tante altre situazioni e anche casi di conflitti interni su scala locale. Un viaggio nella storia e nell'arte della Belle Époque torinese. Il Consiglio regionale ha da poco editato il volume Ritorno a Palazzo Lascaris, scritto dagli storici dell'arte Arabella Cifani e Franco Monetti sull'ex sede del Banco di Sicilia.
Gli autori hanno presentato il volume il 26 settembre nella sede del Consiglio regionale, raccontando alcune scoperte relative alle vicende storiche e alla ricchezza decorativa dell'edificio ottocentesco che è stato acquistato nel 2011 dal Consiglio regionale. Con questo atto viene quindi riportata sotto la stessa proprietà la porzione di isolato fra Via Alfieri e Via Arsenale, che nel XVIII secolo già apparteneva a Palazzo Lascaris. Dottoressa Cifani, ci può raccontare una delle novità, delle scoperte artistiche che emerge dal volume? Sì, certamente. Emerge il valore e l'importanza dell'architettura eclettica torinese dell'Ottocento e la figura di Luigi Beria, questo architetto ingegnere fino ad oggi veramente poco conosciuto, ma di grandissima qualità, in grado di armonizzare le esigenze moderne con quella che era la tradizione architettonica italiana. E soprattutto uno spaccato di storia di fine Ottocento della Belle Époque torinese veramente interessante. A Palazzo Lascaris fino al 30 novembre e alla Fondazione Accorsio Metto di Via Po fino al 12 gennaio la mostra Pietro Piffetti, il re degli ebanisti e l'ebanista del re. Si tratta della prima rassegna monografica dedicata al raffinato artigiano intagliatore nel legno, nato a Torino nel 1700, dove è morto nel 1777. Ambasciatori delle scienze in Piemonte a Palazzo Lascaris fino al 25 novembre propone l'Orso delle Caverne. Il secondo appuntamento del Museo regionale di Scienze Naturali presso la sede del Consiglio regionale, dopo quello sulla felce lunaria a luglio, è con la paleontologia, con l'esposizione del cranio di Ursus Speleus, uno dei mammiferi più diffusi nelle caverne pleistoceniche piemontesi.